A Napoli gli ultras hanno preso d'assalto un treno diretto a Roma e i tafferugli sono proseguiti poi anche una volta arrivati allo stadio. Rabbia tra i viaggiatori, costretti ad abbandonare i convogli. Che abbiamo ridato i loro posti. Tifosi con il volto coperto hanno sfondato i cancelli. Ma vi siete informati che all'Olimpico ci hanno fatto trovare i tornelli aperti? E la guerriglia è continuata fino allo stadio. Come si fa a fare un casino del genere? Perché forse in Italia si deve distrarre le persone a pensare ad altro. Perché il problema dell'Italia è Napoli con la sua monnezza, con i suoi tifosi e con la camorra. A me mi pare una grande speculazione e strumentalizzazione sulla nostra città. Qui non siamo degli angeli, però essere additati per dei delinquenti assolutamente no. Guerriglia urbana alla stazione centrale, occasione da non perdere, c'è Napoli da sputtanare. Criminalità organizzata, o Trenitalia disorganizzata, che sapeva dei 2000 tifosi che partivano per Roma. Ma forse è l'occasione buona per vietare le trasferte a questi scalmanati teppisti, drogati, camorristi. Sputta Napoli, sciacalli travestiti da eroi. Sputta Napoli, che si riempiono la bocca di noi. Sputta Napoli, conviene sputtanare Napoli. Sputta Napoli, per poi vendere miracoli. Forse Napoli al telegiornale serve a far dimenticare lo spettro della recessione, 6 milioni di precari, la disoccupazione, il prezzo del petrolio che scende, ma non quello del carburante. Quanto ci costa Rete 4, l'Alitalia, il prezzo del pane, della pasta, i costi vergognosi della casta. Sputta Napoli, sputta Napoli, sputta Napoli. Sputta Napoli, sputta Napoli, sciacalli travestiti da eroi. Sputta Napoli, che si riempiono la bocca di noi. Sputta Napoli, conviene